fili che sollevano il palato e l'ugola, una nuova tecnica chirurgica per smettere di russare, l'intervento sperimentato al Policlinico di Milano. Purtroppo tanti sanno quanto può essere fastidioso dormire con qualcuno che russa, un disturbo che può avere anche pesanti ripercussioni mediche. Il Policlinico di Milano ha messo a punto un nuovo intervento per eliminare il problema. Si ispira alle tende a pacchetto, quelle che si sollevano tirando un cordino. È la nuova tecnica per smettere di russare ideata al Policlinico di Milano. Una sorta di lifting, sollevamento dell'ugola e del palato molle, le parti che vibrando riducono il passaggio dell'aria e creano un rumore e in alcuni casi le apnee. Questo lifting viene effettuato con dei fili che passano all'interno delle strutture, quindi senza tagliare nulla, e funzionano come le tende a pacchetto. Ecco, noi tirando questo cordino solleviamo il velo pendolo e allarghiamo la finestra, il passaggio dell'aria dal naso ai polmoni. La finestra non vibra più, il russamento cessa. Finora, per tentare di risolvere il problema, c'era l'asportazione chirurgica di tessuti o l'introduzione nel palato molle di impianti in plastica o la creazione di cicatrici per irrigidirlo. Il nuovo intervento è invece reversibile, ripetibile e soprattutto ha eliminato il russamento nei 25 pazienti su cui finora è stato effettuato, senza complicanze e senza dolori post-operatori, migliorandone decisamente anche la qualità della vita. Intorno al mese di luglio ho constatato che proprio dormiva come un angioletto, cioè io pensavo che non è possibile, cioè non ci potevo credere. Adesso dormo meglio e durante il giorno non mi vengono, diciamo, adesso che prima mi veniva voglia di dormire. Questa tecnica è indicata per i russatori, però per i russatori che devono essere selezionati o in russatori semplici o in pazienti che hanno delle apnee lievi. L'incidenza di questa patologia è di circa il 30% negli uomini, il 10% per le donne in Italia. Prossima tappa, l'utilizzo di fili autobloccanti da anni usati nelle altre chirurgie per poter eliminare i nodi e permettere l'intervento in anestesia locale.